Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi qualche consiglio fotografico random, a caso per così dire. Pronti? Via! Il tempo di esposizione per evitare il micromosso deve essere almeno uguale o superiore alla lunghezza focale che stiamo utilizzando. E se avete un sensore APS-C, il tempo di esposizione minimo è ancora maggiore a causa del fattore di moltiplicazione. Una cosa che succede spesso e nella quale, ahimè, spesso cado anch'io, è di dimenticarsi il valore degli ISO impostato su un determinato valore. In questo caso possiamo impostare gli ISO automatici e impostare il range di valori da utilizzare. Parliamo adesso di diaframma. Valori di diaframma inferiore a F8 sono utili per isolare i soggetti, perché permettono di sfocare porzioni di immagine anche molto ampie. Valori tra F8 e F11 corrispondono invece a aperture multiuso, da utilizzare quando non è importante avere un singolo soggetto isolato oppure tutta l'immagine a fuoco. Valori invece corrispondenti o superiori a F11 sono quelli da utilizzarsi quando vogliamo avere il primo piano, il piano intermedio e lo sfondo completamente a fuoco, senza esagerare per non incappare nel fenomeno ottico della diffrazione. Quando utilizziamo la fotocamera nella modalità bracketing, è molto utile lavorare in priorità di diaframma. In questo modo, durante i vari scatti, il valore del diaframma rimarrà sempre lo stesso, garantendo la stessa identica profondità di campo. La modalità di messa a fuoco più precisa è quella che prevede l'utilizzo del punto di messa a fuoco centrale, che è di solito il più veloce e il più preciso. Io stesso, quando metto a fuoco, utilizzo il punto di messa a fuoco centrale e poi, semmai, reinquadro la composizione. Che cos'è un obiettivo luminoso? Un obiettivo luminoso è un obiettivo con un'apertura di diaframma molto ampia, che permette per cui un uso creativo della profondità di campo. Permette di sfocare meglio lo sfondo, permette di utilizzare tempi di esposizione più veloci e inoltre la scena nel mirino appare più luminosa. È anche vero però che gli obiettivi luminosi costano molto di più. Quando si scatta in bianco e nero occorre studiare molto bene sia la composizione, sia le luci, sia le ombre. Bisogna assolutamente evitare una luce frontale quando si scatta in bianco e nero, altrimenti si rischia di ottenere una foto piatta e monotona. Inoltre è quasi meglio sottoesporre un po' invece che sovraesporre, perché è più facile così conservare la gamma delle ombre e delle luci, che nel bianco e nero fanno la differenza. Si addicono molto al bianco e nero le foto con contrasti molto forti, oppure le foto con delle texture interessanti, o ancora le foto scattate con una luce dura, tipica delle ore centrali del giorno. Quando scattiamo dei ritratti, se vogliamo solo alcuni particolari nitidi, scattiamo con un'apertura del diaframma da 5.6 fino a 1.4. Se invece vogliamo tutto il volto nitido e lo sfondo un po' sfocato, possiamo utilizzare un'apertura di diaframma tra 5.6 e 8, lasciando molto spazio tra il soggetto in primo piano e lo sfondo. Per fotografare i riflessi, evitiamo le ore centrali della giornata, nelle quali i riflessi non sono molto vividi. Le ore più indicate sono quelle mattutine e pomeridiane, dove abbiamo una luce più radente. L'ideale sarebbe avere una giornata nuvolosa. Se vogliamo dare un tocco più pittorico e evocativo allo scatto, fotografiamo solo il riflesso. Quando elementi verticali sono messi in relazione tra di loro, spesso un'inquadratura orizzontale è quella migliore. Quando fotografiamo una silhouette è essenziale che la figura umana sia immediatamente riconoscibile. Questo è molto importante quando il soggetto è un'ombra, ovvero una proiezione nera senza dettagli. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Io spero che questi consigli random possano esservi utili. Come al solito vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!